Eccoci! Questo mese è arrivata prestissimo, non me l'aspettavo proprio, tra l'altro non avrei mai pensato e apriamo subito. Oh, stavolta non è pesantissima, eh? Avremo forse cose molto leggere, speriamo, però la vedo molto piena. Quindi togliamo i nostri cartellini e andiamo a vedere che cosa c'è. Allora, partiamo da, per esempio, Lipton Yellow Label Classico. Tè classico, potrei regalarlo alla nonna, che lei beve solo Lipton, beve solo Lipton. Poi andiamo avanti. Abbiamo un dolcificante in zucchero, in liquido. Vabbè, piuttosto non lo metto se devo mettere sta roba, non lo so. E poi andiamo avanti. Questa cosa interessantissima. Allora, cosa sono? Verdurine passate! Wow, le zuppette! Le mangio io? Ah sì? Vabbè, sì, dai, si può fare. È per uno. Come si farà? Oh, allora, non c'è l'ingrediente. Ma sì, certo che non è un succo spremuto di verdura. Agita, versa, scalda, gusta. Semplice. Vabbè, però, utile, dai! Andiamo avanti. Prendiamo questo Lavazza Creme Gusto delle Cialde, risveglio classico compatibile con le macchine Nespresso. La nostra è Nespresso? Ok, perfetto, dai. Quante sono? 10? 10. 10 cialde, dai, non male. Poi andiamo avanti. Vedo delle cose, ma non so in che ordine prendere. Dai, questa. Oh, guarda! Come si chiamano? Fette soffici come una nuvola senza crosta. Buone, per qualche buon tramezzino. Andiamo avanti. Ciao, dai, questo qua dentro qua nel pluribo. E vediamo, c'è un succo alla pesca d'erbi senza zuccheri aggiunti. Interessante, mettiamo già in frigo. Eh sì, che tanto abbiamo finito quasi i succhi. Quindi, cosa prendiamo? Questi biscotti della Lotus, biscotto si chiamano, sono pieni di vaniglia. Ti vedo. Biscoff cream, sono dei biscotti ripieni sempre al caramello, sì. Aspetta, devo cercare la lingua comprensibile. Biscotto caramellato farcita con crema Lotus Biscoff. La classica. La classica crema. Ridi? Ho detto. Lo rileggo meglio. Biscotto caramellato farcita con crema Lotus Biscoff. È vero, fa ridere. Vabbè, però interessanti, dai. Quindi saranno tipo degli speculus inspeculati. Andiamo avanti con altra roba per la colazione. Bauli croissant crema. Ci sta, che tra un po' la nostra torta è finita, anche i panettoni sono finiti, quindi la colazione torna alle origini. No! Allora, prima questa sono delle mini barrettine proteiche, credo, una roba del genere. Mini protein low sugar, vabbè, proteine, basso contenuto di zuccheri, alto contenuto di proteine, ottimo, anche questo per qualche piccolo snack da doverci portare dietro nei momenti peggiori. E infine, gli ultimi sono dei Lindor al caramello salato, molto buoni, anche molto nuovi, non li ho mai visti. Beh, allora, devo dire, piccolina, minuta, non ci sono tantissime cose, ma sono alcune molto interessanti. Altre, vabbè, forse qualcosa no, però alcune cose interessanti ci sono. Ci piace. Ciao!